Luigi De Filippo, protagonista e regista, di Miseria e Nobiltà, in scena al Teatro Verdi di Brindisi il 21 gennaio. Si è detto, la critica ha detto, una commedia degna della firma di Molière. E lo ha Al detto centro giustamente, giustamente. il tema della fame, ma Sì. che dall'Ottocento ad oggi diventa fame di lavoro, di giustizia, di sopravvivenza. Indubbiamente è una commedia, un classico del teatro comico napoletano, Miseria e Nobiltà, ma dietro questa apparenza ridanciana, umoristica, ironica, che certamente c'è nello spettacolo, c'è un fondo di amarezza, di riflessione, di dolore su una popolazione, quella meridionale, voglio alludere, che alla fine dell'Ottocento è stata costretta a milioni di persone a emigrare per cercare lavoro, per saziare la fame delle famiglie. E quindi questo appare molto evidente nella rappresentazione della commedia, secondo la regia che io ho imposto allo spettacolo. Quindi c'è certamente da divertirsi molto, ma c'è anche da riflettere, come in tutto il teatro di noi De Filippo. Noi abbiamo divertito per anni il pubblico, ma lo abbiamo fatto anche riflettere su un tema carissimo a noi De Filippo, che è quello della famiglia. Noi abbiamo raccontato sempre la famiglia, ecco perché le commedie di Edoardo, di Peppino, le commedie mie, sono sempre di attualità, anche se hanno qualche anno sulle spalle, perché hanno trattato sempre la difficoltà di rapporti fra marito e moglie, fra genitori e figli. E questi sono temi attualissimi che il pubblico sa raccogliere, avverte, li sente sulla propria pelle. E quindi quando viene a teatro partecipa, e questo succede anche con Miseria e Nobiltà. Io invito il pubblico di Brindisi a venire al nuovo Teatro Verdi, a frequentarlo, perché nel cartellone di quest'anno c'è il meglio del teatro italiano che agisce sui nostri palcoscenici quest'anno. Quindi venite, troverete degli spettacoli intelligenti, di gusto, divertenti, piacevoli, che commuovono anche in certe occasioni, e non troverete nessuna volgarità, al contrario di certe stazioni televisive. Quindi buon gusto, intelligenza e fantasia al Teatro Verdi di Brindisi. Venite, mi raccomando.